Cediamo adesso la parola al nostro terzo interlocutore. Io sono Antonio Longo, come già detto la professoressa. Di mestiere facevo il giornalista finché, inopinatamente, sulla fine degli anni 90, un amico mi propose di occuparmi di consumatori. E da allora, diciamo, la mia vita è peggiorata di molto, nel senso che le problematiche dei consumatori sono tra quelle più pesanti quotidianamente da gestire, ma anche nell'organizzazione della propria vita, della vita familiare, della vita delle imprese. E adesso vi voglio far vedere proprio alcuni spot che vi danno una semplificazione di quanto sia complicato fare il consumatore. Cominciamo proprio con uno spot che vi riguarda, credo, direttamente, e cioè quello delle suonerie, dei cellulari e quant'altro. Invia un SMS al numero 483. Allora, come va questa missione? Testa della missione adulto io 3. Perché ho voluto cominciare con questi spot? Perché vi hanno dato il senso concreto, reale, di che cos'è la tutela dei consumatori. Siamo l'unico paese, sicuramente il primo, che ha codificato, ha messo in un solo codice tutte le leggi, tutte le normative riguardanti il consumatore. In particolare abbiamo una serie di trasmissioni che si sono dedicate ai consumatori. Ho citato, qualcuno si sorprenderà perché cito le Iene, insieme con Striscia la Notizia, Mandarai 3, Consumi e Consumi. Vi ringrazio dell'ascolto e naturalmente per tutte le questioni riguardanti il consumatore. Accogliamo il a nome del Convito Nazionale e gli alunni, in questo caso del liceo classico europeo, della scuola media, degli operatori, dei docenti, del commissario straordinario Caponi, e anche a nome, se mi permette, Presidente, dei consiglieri del CESE, Rodinelli, Campi, la consigliera Susanna che oggi ha tenuto la nostra relazione con i ragazzi, consigliere Longo, il consigliere Pezzini, che ha dovuto andare via perché aveva l'aereo per Bergamo, ma che si era saluta tanto. Quindi a nome dei consiglieri sono profondamente grati per il significato della sua presenza. Grazie di cuore, benvenuto nel nostro istituto e allora passo la parola al professor Pezzini. Allora, naturalmente Alla ringraziamento per questo suo intervento e mi permetto di sottrarle tempo solo per per condividere con i colleghi, con gli alunni, la tessitura, diciamo così, di alcuni fili e annodarli. Noi ci siamo incontrati per 6 volte, 6 sabati, nell'arco di questo anno scolastico, realizzando questo progetto di dialogo. Forse è importante ricordarci che cosa significhi il verbo dialogare, era un richiamo che avevamo fatto all'inizio. Quale che sia l'accezione di questa parola che scegliamo di prediligere, comunque significa confrontarsi con l'alterità, con l'altro. E in questi 6 incontri, con tutti e 12 i consiglieri che si sono succeduti, noi abbiamo imparato, ascoltandoli e talvolta forse non conoscendo l'argomento che ci proponevano, a confrontarci con situazioni varie, diverse. E credo che i contributi ricevuti siano stati tantissimi. Abbiamo sentito dal vicepresidente Dalmanin dirci che cos'è il CESE e in fondo scoprire che ci sono degli elementi fondamentali tra il CESE e il nostro liceo europeo, il desiderio di comprendere la dimensione europea, di viverci in maniera consapevole, di partecipare costruttivamente alla realizzazione nel vissuto dei valori dell'UE, ambiendo l'esortazione a fare quello che desideriamo lavorando il doppio. Mi ha colpito molto questa sintesi del consigliere Pezzini, possa essere così lo stimolo, l'auspicio per il nostro agire, sperando che il dialogo con l'Europa avviato quest'anno possa proseguire migliorandosi, perfezionandosi anche prossimamente. Io concludo e vi ringrazio da parte mia per tutto l'impegno profuso e credo che sia proprio opportuno e nella lusinga
ne siamo lusingati, cedo la parola al vicepresidente della Commissione europea e parlamentare europeo, questo posso dire, quindi europeista per forza, di lunghissimo corso. E... Grazie intanto per l'invito, sarò super breve in modo da non provocare collassi tra i ragazzi che ormai non ne possono più di Europa, non vorrei provocare l'effetto contrario, si trasformano in canini anti-europeisti, ma a parte le battute non posso che complimentarmi con il convitto nazionale soltanto perché ha dato vita a un liceo classico europeo, ma anche perché ha cercato di far vivere con questo percorso in maniera concreta quella che è l'Europa. Ma sentirsi europei intanto è importante perché c'è un minimo comune denominatore che unisce mezzo miliardo di persone che oggi vivono all'interno dei confini dell'Unione Europea. Persone che hanno una storia comune, hanno una cultura sostanzialmente comune, altro fatto importante è che ci sono alcuni valori che ci tengono uniti. Pensiamo che l'Europa è l'unica parte del mondo dove non c'è la pena di morte. È vero che parliamo lingue diverse, è vero che abbiamo ogni nazione una eredità storica che dà forza e peso al nostro essere italiani, per esempio. Chi può negare l'importanza della storia romana, della cultura italiana nel Medioevo, nel Rinascimento, ma fino ai giorni nostri? Perché poi ci conviene essere europei? Ha senso oggi esserlo o no? O è meglio ritornare a come si era prima, con tanti stati membri in competizione fra di loro? Allora la domanda che noi ci dobbiamo porre: noi 60 milioni di italiani siamo in grado, per garantire il benessere di ogni nostro concittadino, di competere con 1,5 miliardi di cinesi? La Germania, che pure è la locomotiva d'Europa, è in grado da sola di competere con l'India? È in grado la Spagna di competere da sola con il Brasile? Tutte le risposte sono ovviamente no. E tutti insieme siamo in grado di partecipare a questo grande campionato mondiale? E soprattutto siamo in grado di poterlo vincere? Certamente siamo in grado di poter partecipare, ma siamo anche in grado, secondo me, di poterlo vincere, puntando sulla nostra qualità, piuttosto che sulla quantità. E allora l'unica possibilità di competere per garantire il benessere dei nostri concittadini è quello di essere europei. Ma per essere europei e competere nel mondo non basta soltanto avere un mercato interno come abbiamo oggi. Per un ragazzo si può trovare lavoro non per forza a Roma, si può andare a cercare lavoro anche a Berlino piuttosto che a Londra o piuttosto a Varsavia. Quindi si moltiplicano le opportunità, ma quello che abbiamo è sufficiente? Secondo me no. L'Europa è nata con un percorso molto lungo, non bisogna neanche arrendersi di fronte alle difficoltà. Diciamo, perché siamo costretti ad andare avanti? Perché non ci basta una moneta unica. Ritornare alla lira, come qualcuno dice, o alla dracma, è un errore clamoroso. Perché il prezzo anche economico che noi pagheremmo sarebbe incommensurabile, molto più alto del prezzo che l'Europa ha pagato per aiutare la Grecia a restare nella zona euro. Però non ci si può fermare quando c'è un percorso che deve portarci lontano. E allora, se abbiamo la moneta unica, dobbiamo avere anche una banca centrale che faccia la banca centrale. Se abbiamo una banca centrale dobbiamo avere anche una politica che sia sempre più europea, dobbiamo avere un governo sempre più forte non soltanto dell'economia, dobbiamo avere una politica estera europea che ci garantisca più presenza nel mondo,
dobbiamo andare avanti. L'obiettivo finale è quello di avere gli Stati Uniti d'Europa, cioè fare qualche cosa nel giro di decenni, chiaramente, non di mesi, di simile a quello che hanno fatto gli Stati Uniti. E è importante che nelle scuole si cominci a discutere di questo, perché l'aspetto della formazione, che ha sottolineato la professoressa, non è indifferente. La formazione in Europa è qualcosa dove ci sono delle carenze enormi. A noi mancano ingegneri, manca personale qualificato, manca anche un sistema di investimenti per applicare la ricerca all'industria, perché se applichi la ricerca all'industria, cioè le scoperte che fai le applichi all'industria, allora puoi utilizzare i risultati e dare lavoro anche ai giovani che fanno i ricercatori. Questo è un po' quello che manca, e quindi formare i giovani, far capire che non c'è soltanto una capitale per noi italiani, ma ce n'è un'altra, non c'è soltanto Roma, c'è anche Bruxelles, l'importanza politica ed economica di essere parte di un grande progetto. Dipenderà più da voi che da me poterlo portare a termine, perché non ho l'età per fino a 150 anni, però, per arrivare a termine, al raggiungimento dell'obiettivo. La cultura diventa fondamentale anche per la realizzazione di una strategia politica. Ho finito, ho parlato pure troppo, mi rimetto, se volete, a qualche domanda, sono a vostra disposizione. Vi grazie ancora veramente per l'invito, perché ritengo che sia importante. Allora, prima di consegnare, siamo europei per cultura, siamo europei perché è giusto esserlo, nella sede dei valori anche economici e di prospettiva futura, però manteniamo la nostra identità. Ma nel piccolo l'identità è anche la consapevolezza di essere italiani, di operare in un sistema europeo che ha incese come rappresentanza di tutti, ma di essere una dei nuclei educativi e dello Stato, in questo caso italiano, e una delle scuole sue rappresentative. E allora, con il simbolo del dono del Gagliardetto ai relatori, manca uno perché è assente, è al vicepresidente, e con profonda gratitudine e onore di averla avuta voi, lei presente qui con noi, i colleghi del CESE, per l'arricchimento che ci ha dato, con un grazie ai ragazzi e ai genitori, chiudo questa sessione e la ringrazio nuovamente per la sua presenza.